Amici della pallacanestro, amici del grande basket, buon pomeriggio. Ben ritrovati come di consueto, come ogni martedì pomeriggio, un'oretta insieme per parlare con la nostra Basket Time di pallacanestro reggiana e soprattutto, insomma, di pallacanestro reggiana inteso come territorio reggiano, ma soprattutto di Trenkwalder Reggio Emilia. Insomma, siamo ancora in mezzo a un sogno, potremmo dire, oppure un sogno che diventa realtà. La realtà quella che la Trenkwalder Reggio Emilia è ai playoff, lo tra virgolette sapevamo già da qualche settimana. Adesso è diventato matematico nel migliore dei modi, lo è stato già prima della palla 2 della gara di domenica sera alle ore 20:45 contro Cantù, perché Caserta ha perso contro Avellino. Lo è stato ancora di più alle ore 22:30 circa, quando finita la partita la Trenkwalder ha vinto un'altra fantastica gara battendo 71-65 la Lenovo Cantù. Cantù, per chi non lo sapesse, è una di quelle formazioni che quest'anno ha fatto l'Eurolega, una squadra costruita per l'Eurolega, costruita per vincere lo scudetto. Reggio l'ha battuta, non solo, se l'è messa dietro in classifica. Insomma, davvero, questa Trenkwalder non si ferma più, questa Trenkwalder continua a fare quella che adesso lo possiamo dire è la migliore annata della sua storia. Poi possiamo stare a discutere ore ed ore su quale fosse la edizione più bella e più forte della pallacanestro reggiana, forse lo chiederemo anche ai nostri ospiti, se quella famigerata di Montecchi, Mitchell e Basile del semifinale scudetto o questa o altre che ce ne sono state. I numeri però dicono che 34 punti, 17 vittorie, Reggio non li aveva mai fatti e quindi questa a livello di regular season è la miglior stagione della storia della pallacanestro reggiana. Ne parleremo, vi faremo rivivere tutte le emozioni della fantastica gara contro Cantù e soprattutto daremo spazio, ampio spazio, anche ai vostri messaggi, perché insomma a maggior ragione dopo un'impresa di questo genere ci saranno davvero tanti persone che vorranno dare e far sentire la propria voce. E allora presento subito al mio fianco Filippo Bartoli, impostazione messaggi. Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio. Hai detto giustamente, coinvolgiamo i nostri tifosi perché insomma abbiamo visto veramente, siamo arrivati a un punto veramente a celebrare questa squadra, quindi raccogliamo e coinvolgiamo tutte le idee dei nostri tifosi al 334-266-196 con gli sms. Il nostro ospite di oggi era venuto per l'esordio di Basket Time, la nostra prima puntata, e credo che, caro Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato della pallacanestro reggiana, buon pomeriggio a te, mai ti saresti aspettato, quando sei venuto a fare gli onori di casa, prima puntata di Basket Time quest'anno, di ritrovarci qua a due partite dalla fine a parlare di playoff già matematici. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Sì, era difficile pensare a una stagione così entusiasmante da neopromossi, appena rientrati in Serie A dopo alcuni anni di Serie di Lega 2. Però la fiducia c'era, quantomeno di fare bene, di entusiasmare, come ha sempre detto il nostro presidente Ivan Paterlini, di fare sognare i tifosi, la città, e penso che in questo momento ci siamo riusciti, l'importante è dare ancora continuità. Chi invece non ce l'aveva detto la prima puntata, ci mancherebbe, ma già da qualche mese lo dà per certo, la pro dei playoff, è il nostro Mondo Vecchi, tornato dopo qualche settimana di assenza. Mondo, ti hanno richiesto in tutto e per tutto, e allora buon pomeriggio. Insomma, tu ne eri già convinto, da quanto? Da più di un mese di questi playoff. Da quando è arrivato Troy Bell? So già la risposta. Diciamo che la squadra era già sull'onda dell'entusiasmo già da prima, ma chiaramente con Troy Bell c'è stata la svolta definitiva. Mi prendo sempre le responsabilità di quello che dico, perché non ho niente da perdere. Ripeto ancora una volta, l'anno scorso a una cena, forse del Panathlon, sì, a 5-6 giornate dalla fine, io mi alzo in piedi e dico: complimenti per la promozione, ragazzi, me ne andette dietro di tutti i colori, senza pensare che mancavano 5 partite con le ultime 5 in classifica, per cui era scontato che saremmo stati promossi. Altrettanto scontato quest'anno, quando ho visto dopo l'inizio che doveva essere molto duro del giorno di ritorno, che è Brindisi e Venezia, che a quel tempo erano le nostre avversarie per arrivare nei playoff, stavano mollandoci, è chiaro che ho preso la responsabilità, l'ovvietà di dire: ce la facciamo. Mondo, faccio questa domanda a te, poi la giro anche al nostro ospite. So che non è facile, ma Milano andata e ritorno, Sassari al Palabigi, adesso Cantù al Palabigi, mettiamoci anche Roma, che è comunque la terza forza del campionato. Qual è stato secondo te il vero capolavoro di questa stagione?
Sì, sicuramente difficile perché capolavori sono tutti, perché battere tutte le squadre che tu hai nominato bisogna essere veramente dei campioni. Io continuo a dire che i capolavori più importanti, più incredibili sono stati battere Milano, ma perché? Te lo spiego subito. Perché all'inizio del campionato, quando la stagione deve essere ancora da delineare, Milano per me era non solo la favorita numero uno del titolo e potrebbe ancora farcela, ma era addirittura favorita per, non dico per vincere l'Eurolega, ma per arrivare almeno al Final Four con l'investimento che avevano fatto. Per cui reputo che Milano sia assolutamente la squadra più forte del campionato, allenata malissimo, con uno spirito veramente a livelli infimi, però la squadra più forte. Per cui per me battere Milano in quella maniera, a casa loro, e massacrarli qui in casa è stato veramente un successo che non mi sarei mai aspettato da parte della nostra squadra. Alessandro, tra l'altro se non ricordo male, ho letto una tua intervista pochi giorni fa dove tu dicevi, proprio parlando della partita contro Milano, ma chissà che beccarla ai play-off non ci faccia bene, visto che l'abbiamo battuta due volte su due in stagione regolare. Non era proprio così, mi è stato chiesto chi avresti piacere di incontrare nei play-off. Io non ho fatto un ragionamento molto tecnico, perché questo lo lascio a Max, a Frosini, ai nostri tecnici. Per esempio Max mi diceva Roma per un fatto di esperienza di playoff. Posso anche essere d'accordo. Però diciamo, certo, ma però se vogliamo, come dice Raimondo, fotografare un po' la nostra stagione, è evidente che per Reggio Emilia il coach ne sa qualcosa, Milano è qualcosa di speciale, lo è perché nell'immaginario collettivo è sempre stata la provincia che sfida la metropoli, lo è perché Milano è a tutti gli effetti la grande favorita per la vittoria finale. Non dimentichiamoci che questi campioni, perché lo sono quasi tutti da un punto di vista di esperienza, di pedigree, di potenzialità, spesso si svegliano anche all'ultimo momento e hanno il tempo di farcela. E non posso non concordare sullo spirito che Milano ha così dimostrato di avere, uno spirito che non ha mai avuto continuità nelle loro performance. Però detto questo, è evidente che le due vittorie con Milano hanno dato anche una risonanza e un risalto non solo all'ambiente, ma agli stessi giocatori, e l'allenatore prendi un'autostima, una fiducia che poi ti porta ad avere più sicurezza nei tuoi mezzi. Mondo, concludo questa parentesi, poi torniamo a Cantù perché ci sono le immagini da far vedere, citandoti una dichiarazione invece di Menetti, che ha detto che secondo lui la svolta della stagione non è arrivata né contro Milano né contro Roma, è arrivata nella partita persa contro Siena alle Final Eight, perché lui ha detto in quel momento lì eravamo alla pari con Siena, abbiamo visto Siena che ha dovuto rischiare Thomas Ress, seppur non in condizioni ottimali fisiche, anzi in condizioni che poi abbiamo visto susseguirsi sicuramente non da giocare più di un tot di minuti, perché ha avuto paura di noi, e lì forse abbiamo realizzato tutti, soprattutto i giocatori in campo, che stavamo iniziando a far paura anche alle grandi. Allora partiamo dal presupposto che quello che dice Max quest'anno per me è legge. Per cui anche quando il commento le partite che vedo Max comportarsi in maniera veramente da artista, e lasciarmi stupefatto, però ha sempre avuto ragione lui, per cui mi sto convincendo facilmente che ha sempre ragione, quindi posso essere d'accordo. A maggior ragione di questa tesi di Mas, che la partita con Siena può essere stata la svolta a livello mentale della squadra, dalla prima giornata quando ho visto Siena venire a Reggio e vincere, ho detto subito: se noi Siena l'affrontiamo nel giro di ritorno in casa, la battiamo senza problemi, perché Siena abbiamo perso solamente perché a livello psicologico eravamo in sudditanza totale nei confronti di una Siena che non era più quella degli anni scorsi, ed effettivamente in Coppa Italia abbiamo giocato alla pari con Siena, li abbiamo spaventati. E da lì è cambiato anche l'approccio alle grandi squadre, ma non l'avevamo più spaventati, certo, ma con l'elmetto, come dice Menetti. Davide, domenica abbiamo commentato, anche il pubblico è cambiato, cioè la prima giornata, quando è arrivata Siena, il pubblico era in adorazione di questa nostra prima giornata in Serie A. Abbiamo Siena, guardiamo Siena, beh dai, abbiamo perso, però siamo stati bravi. No, adesso ci credono, adesso sono diventati un pubblico da prima fascia. Per cui se venisse ancora Siena Reggio, ne prende 20, ne prende. Però adesso questo discorso del pubblico, cioè, il mondo non le manda a dire. Però questo discorso del pubblico che ha cambiato il suo atteggiamento, secondo me è verissimo ed è una cosa molto importante. Si sente subito. Sì, su questo non sono pienamente d'accordo con Mondo. No, attenzione.
è vero quello che ha detto sulla stagione, però che il pubblico sia cambiato obiettivamente da un paio d'anni. Noi abbiamo sempre avuto grandi difficoltà a giocare in casa, quantomeno negli ultimi 10 anni, anche con squadre forti, squadre che ci hanno dato soddisfazioni, tipo gli ultimi anni di A1 con Fabrizio Frates, abbiamo fatto un campionato buono, pur non raggiungendo i play-off con giocatori di alto valore, noi addirittura abbiamo fatto un record di pari vittorie in casa che fuori. C'era in effetti molta difficoltà a giocare in casa, c'era molta pressione e non sempre i giocatori riuscivano ad esprimere le loro potenzialità. Detto questo, con la salvezza storica ormai del 2011, cioè da lì qualcosa è cambiato, ci si è proprio immedesimati tutti in questo grande obiettivo di portare Reggio al massimo livello e oggi è un tutt'uno, oggi il palazzo lo respiri già nel momento in cui entri dentro, è un ambiente bellissimo, è un ambiente dove tutti si sentono con la stessa maglia e c'è una spinta, che me lo dicono anche gli atleti, fantastica, emotiva, che ti porta a realizzare anche partite fantastiche, belle e punti in più. Stiamo proprio guardando i momenti di festeggiamento al termine della partita contro Cantù. Tra l'altro è stato anche molto sentito ed emozionante quello che ha detto lo speaker appena prima della palla 2, quando ha ricordato che Reggio è tornata ai playoff dopo 14 anni dicendo i risultati dagli altri campi. Già lì sono proprio atteggiamenti che fanno capire come si sta per entrare in una partita dove c'è un'atmosfera fantastica. Come è stato contro Cantù, come è stato contro Sassari, come è stato contro Milano, insomma 9 tutti esauriti quest'anno nelle gare casalinghe, è un dato decisamente importante. Facciamo così, mentre qua sono gli applausi rituali anche del post partita, parlo ad esempio di Menetti, sono sempre quelli, va sempre a abbracciare le stesse persone una dopo l'altra. Qua c'è Donnell Taylor, allora facciamo così, tra pochi messaggi, prima però andiamoci a rivivere tutte le immagini e le emozioni con gli highlights di Trankvalder Cantù. Esce dai blocchi Brunner, finta il tiro e poi step back, prende il tiro da 3 punti, cortissimo, però c'è Cinciarini che va su, canestro e fallo di Cinciarini. Ha una grande difesa, recupera palla, bella in contropiede, fino in fondo ad appoggiare. Bel, fa saltare Mazzarino, poi prende il tiro da 3. Mazzarino libero con Praterie, sono sempre 3 punti. Taylor si ferma, vuole il tiro da 2 per mettersi in partita. Taglia anche questo, contropiede con Brooks che è già di là, anche a dare la schiacciata. Vede Brunner che prende un tiro a 3, anche buono, Greg! Buono il canestro di Brunner. Ecco il tiro da 3 libero di Donatas. Bomba! Bomba! Scatenato Slanino nella ripresa. A tirare non va sotto da Cervi che schiaccia i 2 punti più facili della sua serata. Ancora sotto per Cervi. Bravi. Mancinelli, altri 2. 3 contro 1 in contropiede, prova a far fallo ma non riesce. E Mancinelli addirittura di rovesciata. Sbaglia Taylor, rimbalzo, segna! Un canestro importantissimo Taylor.
Donel prende linea di fondo, fuori per Filloi, libero da tre, bomba! E qua finisce pandemonio ancora una volta al Palabisi, ma questa squadra non smette veramente mai di stupirci. 71-65 il punteggio finale, finisce con la palla nelle mani di Troy Bell. Palla nelle mani di Troy Bell, tripudio al Palabisi, una scena già vista però che ci fa sempre molto molto piacere. Mondo, adesso iniziamo anche e magari mettiamo anche la grafica delle pagelle, così iniziamo a parlare un po' anche della partita dal punto di vista tecnico. Quello che ti faccio notare è che Reggio è riuscita a vincere anche in una serata dove Donatello non è andato in doppia cifra, ed è successo solo tre volte che Donatello non andasse in doppia cifra in questa stagione. Lo stesso Taylor è stato bravo perché ha fatto comunque le cose importanti nel momento importante e ha dimostrato di restare in partita con 8 rimbalzi e 5 assist. Poi però succede che in un'annata dove tutto va così bene trovi protagonisti che non ti aspetti, o perlomeno protagonisti che non dovresti aspettarti, come Damian Filloi, che ha messo la bomba della vittoria nel momento e nel posto giusto, un tiro che tutto sommato, rivedendolo, non era poi così facile perché la mano in faccia stava arrivando. Sì, prima di mio intervento volevo sapere una cosa da te, che sei un uomo delle statistiche. Le altre due partite dove Donel è stato sotto la 10 punti, l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa? Una l'abbiamo vinta contro Avellino in casa, ma è stata una non competitiva. L'altra, non mi ricordo contro chi fosse adesso a memoria, ma l'abbiamo persa. L'abbiamo persa per Roma, okay. Forse. Se Roma l'andata aveva fatto di nuovo. Era solamente per dire che finalmente aspettavo la partita dove Donel non facesse i suoi soliti punti, ma la squadra sarebbe stata in grado di vincere lo stesso. Finalmente ci siamo arrivati, anche perché abbiamo un Bell che può sopperire, cosa che l'abbiamo detta 200.000 volte. E per quanto riguarda invece la seconda parte della domanda, io reputo che questo sia il capolavoro di Max Menetti. Cioè, per chi non è allenatore, magari un aspetto difficile da focalizzare, ma avere una squadra di 10 giocatori in cui a volte per periodi hai qualche giocatore che non entra in campo, perché Filloi per tante partite non è entrato in campo, Slanina per tante partite non è entrato in campo, Sillins per tante partite non entra in campo, e recuperare a livello tecnico, psicologico, e questi giocatori e farli diventare a turno vincenti, come è stato il caso di Filloi, è un capolavoro, perché 90 volte su 100, quando tu un giocatore non lo fai giocare per tante partite, lo perdi 90%. Se tu non sei bravo a livello di gestione di gruppo, a livello psicologico, nel tenere questo giocatore comunque sulla corda anche se non gioca, ma è di una difficoltà strepitosa. Per cui una volta è uno, una volta l'altro, diventano tutti protagonisti, e mi fa piacere che stavolta lo sia stato Filloi. Quindi merito a Filloi che ha fatto questo canestro, innegabilmente, ma merito anche di chi ha fatto in modo che Filloi diventasse protagonista dopo metà campionato in cui non è entrato in campo. A proposito, c'è anche un messaggio, Fillo. Sì, proprio su quest'onda, Slane e Filloi decisivi contro Cantù. 3 mesi fa sembravano giocatori finiti, professionalità e tanto cuore, grazie ragazzi. Dopo ti faccio leggere questo messaggio che riassume bene, insomma, il lavoro fatto. Dopo 14 anni a Reggio è tornata nel basket che conta, merito di giocatori e tifosi. Ma senza quella società nulla sarebbe possibile. Complimenti per il vostro lavoro, era un tifoso molto felice. È uno dei tanti, credo, molto felici. Allora, andiamoci a vedere le pagelle, così parliamo anche dei voti che hanno dato i colleghi della stampa a questa bellissima partita. Mondo, secondo te chi è stato il migliore in campo nel complesso? Guarda, ti dico la verità, che ogni tanto mi capita di vedere, ma rarissimamente, perché dopo perdo tutti i miei fan, qualche partita di calcio in cui non capisco assolutamente niente, ma vabbè. Per sbaglio, c'è un giocatore che fa gol, non tocca la palla in tutta la partita, per me, ho detto, ma cioè, cosa è stato in campo a fare? Vabbè, aver fatto gol, però ok. Migliore in campo quel giocatore lì. Allora dico, siccome non capisco niente di calcio, si vede che la valutazione. Allora, seguo quest'onda. Filloi ha fatto il canestro determinante, Filloi migliore in campo. E allora sono d'accordo con te. È giusto, secondo me, premiare il canestro decisivo. È per questo motivo che io
personalmente ho dato 8 a Damien Filloi, non perché abbia fatto una partita da 8. Non le ho viste le tue pagelle. Perché quel canestro è valso un 8 in pagella, quindi non mi trovo, e non ci eravamo messi d'accordo, assolutamente, no, e completamente d'accordo con te. Mladen Jeremić, sufficienza per tutti, non sto a soffermarmi su di lui, l'abbiamo già detto tante volte, è un comprimario adesso, ma è un comprimario che sa fare il suo ruolo e sa stare in campo nel modo giusto e anche con la faccia giusta, e soprattutto difende forte, e finché uno difende forte con Manetti gioca, questo vale con tanti allenatori, vale soprattutto in una squadra come Reggio. Troy Bell 7, 8, 7 e mezzo e 7 e mezzo, senza i suoi 19 punti, 18 punti, quelli che sono stati, Mondo si faceva fatica contro una difesa come quella di Cantù. Siamo comunque arrivati a quota 71, che è sotto le nostre medie stagionali nettamente. Abbiamo tenuto Cantù a 65, però i punti di Filloi e i punti, scusate, di Troy Bell sono stati decisivi, soprattutto in quella fase centrale della partita dove si faceva molta molta fatica. Vi ha fatto 71 punti perché sono mancati i punti di Taylor, altrimenti arrivavamo 80 anche stavolta. Quello che mi fa impazzire di Troy Bell è la sua faccia, cioè lui è veramente un giocatore indecifrabile, lui ha sempre quel suo bel faccino lì, tranquillo, sereno, se fa canestro va bene, se non fa canestro uguale, a parte quello che lo fa sempre, ma Ultimamente lo fa spesso. È un giocatore di una freddezza, di una... è incredibile, veramente un ottimo acquisto. Bravi a Dale in giù. Tiro in ballo Alessandro Dalla Salda. Troy Bell, lo diciamo spesso, l'abbiamo detto anche quando è venuto qua ospite, un americano ma solo di passaporto, nel senso perché per conoscenza di questo campionato, per maturità con cui gioca, è di fatto come un giocatore italiano. Di alto livello, esatto. Sì, lui ha proprio la mentalità che serve per far bene nei campionati, nelle leghe europee. Qui la sconfitta, purtroppo, perché a volte saremmo tutti più tranquilli, ma è vista un po' come un dramma, o quantomeno si fa di tutto per non perdere, non si gioca solo per lo spettacolo. Lui questa mentalità ce l'ha, lui vuol vincere perché sa che se non si vince non è la stessa cosa. E ha questo bellissimo carattere, che sa essere leader, perché lui è davvero un profilo da top player, pur senza essere, ve lo assicuro, pur senza essere invadente. E entrare in corsa, la seconda volta che arriva Reggio in corsa, e riuscire a spostare gli equilibri in positivo è un'impresa che riesce solo ai grandi giocatori. La prima volta è arrivato, ha studiato la situazione, ha capito che c'era un leader assoluto, riconosciuto, Massimo, che era da Juan Robinson, si è messo lì. Però poi le zampate che ci hanno aiutato a salvarci a Barcellona, in casa con Forlì, le più importanti le ha date lui. Oggi è arrivato qua in una squadra perfetta, che aveva appena vinto a Biella, si era salvata, non matematicamente ma nei fatti. Raggiungendo a Biella o a Venezia? A Biella, l'ultima partita di James, lui è arrivato la partita dopo. Lui ha fatto il suo esordio contro Milano in casa. Però di Troy Bell. No, sai che ero convinto che James avesse fatto l'ultima a Venezia, ma no, ha giocato a Biella, abbiamo vinto. Biella, è stata la seconda. Giocando molto bene, dunque lui arriva in una squadra che ha degli automatismi perfetti, anche questa volta un paio di settimane dove lui studia la situazione, dove si mette in gran forma fisica, e poi nelle ultime partite sta viaggiando, penso che sia il miglior giocatore del campionato, della Lega, quantomeno riconosciuto dagli addetti ai lavori. Certo. Assolutamente. Allora, tornando velocemente alle pagelle, mi soffermo sul voto di Greg Brunner, così analizziamo e ce lo togliamo una volta per tutte anche quel famoso episodio che lo ha riguardato, che ha riguardato Trichiere, polemica fine gara. La prestazione di Brunner comunque sufficiente per tutti, il 6 di Nicola Bonafini al giornale di Reggio è l'unico che esula da voti molto alti, ma lo sappiamo che Nicola è quello un po' più stretto come metro di giudizio, dei 7,5 e degli 8 addirittura. Comunque Brunner è il baluardo della difesa reggiana ed è insomma sempre come atteggiamento un giocatore a cui davvero fai fatica a dare un'insufficienza anche se non dovesse far nessun punto. Però con queste immagini, cioè quelle dell'infortunio di Greg Brunner, vogliamo affrontare chiudere, insomma, se mai si fosse aperta questa polemica che si è creata con Trinchieri. Cosa succede? Velocemente, Greg Brunner si fa male al dito scendendo da un rimbalzo, prendendo un fallo, possiamo andarlo a vedere anche con le immagini, eccolo qua il contatto. Brunner si fa male, dovrebbe andare in lunetta, il punteggio è -2 per Reggio, 64-62 per Cantù. Brunner si accorge se si è fatto male al dito, lo dice agli arbitri, va a colloquio proprio con gli arbitri, fa vedere questa lussazione e poi si fa curare dai medici. Gli arbitri cosa dicono?
No, si sta perdendo troppo tempo, il giocatore deve uscire, concedono un cambio perché deve farsi fasciare, deve farsi curare, e vedete Bruno è sofferente, direi, a giudicare dalle immagini. E allora Menetti cosa dice? Devo tirare dei tiri liberi, metto Donata Slaina, che è il miglior tiratore dei tiri liberi, gli arbitri hanno concesso il cambio e quindi dentro Slaina. Slaina fa 2 su 2 sui tiri liberi, nel frattempo Brunner viene fasciato, viene medicato, tutto quello che volete, e poi ovviamente torna subito in partita e finisce. Polemiche di Trinchieri perché, perché è tornato subito in campo, sceneggiata, mi sento preso per i fondelli, eccetera, eccetera, ha detto Trinchieri, però come avete visto da quelle immagini conclusive, quella era la foto del dito di Brunner, se volete possiamo anche andare a riproporla, a fine partita l'ha messa Andrea Cinciarini su Facebook, proprio durante la cena di fine partita, insomma se vedete, e poi ce lo potrà confermare anche Alessandro La Sada, questo non mi sembra un dito sano, mi sembra un dito sicuramente lussato. Ma sono state fatte anche degli esami strumentali, perché non è una cosa che capita tutti i giorni e assolutamente preoccupante per un giocatore che, di pallacanestro. Io penso che, insomma, ha parlato Max, ho dovuto rispondere anch'io attraverso un giornale nazionale ieri. Basta, a volte si sbaglia, quando sbagliamo noi prendiamo le nostre responsabilità. In questo caso l'allenatore di Cantù ha fatto una dichiarazione assolutamente fuori dal mondo, perché non vedo per quale motivo Brunner non doveva tirare i tiri liberi, non l'ha mai fatto in vita sua di essersi rifiutato di tirare un tiro libero. Quanto mancava? 3 minuti? Non penso che la palla mancasse un secondo, anche ad andare così in una sorta di stress, di punto, non stava bene, perché è rientrato? Perché poteva rientrare. Non avete mai visto un giocatore di calcio prendere una botta, uscire, farsi medicare e rientrare? Perché doveva tirare Slaina? Perché doveva far tirare Cervi? Non riesco a capire. Cioè, secondo me è tutto molto logico. È un episodio, è successo, è davanti agli occhi di tutti. Tutti penso l'avessero già percepito dal campo. E la tensione di Trinchieri probabilmente lo ha portato a fare delle dichiarazioni assolutamente fuori luogo, perché non vedo come questo episodio possa aver condizionato la partita. Mondo, chiedo anche il tuo parere per chiudere questa prima parte, poi andiamo con il break pubblicitario. Da allenatore, insomma. Ma no, Davide, il mio parere è il commento che abbiamo fatto domenica durante la partita, cioè non l'abbiamo commentato. Io ho dato per scontato che Brunner si fosse fatto male, perché un giocatore del genere non inventa una... Poi non ha neanche il giocatore, quando sta giocando, non ha neanche la malizia di pensare... Aspetta che faccio la sceneggiata. La sceneggiata, vado fuori, poi così vieni su Slaina, fai 2 tiri liberi, ma stiamo scherzando, ma siamo nella fantascienza più totale. Per cui ho dato per scontato che Bruno sia fatto male, visto che non si può intervenire su un giocatore per medicarlo e lasciarlo in campo, perché come il massaggiatore o il medico, chi per lui, entra ad aiutarlo, questo deve obbligatoriamente... È regolamento, deve essere sostituito. Per cui, fine, che poi Max abbia messo in campo Slaina, ma è scontato, cosa va in campo? Io a tirare, che non faccio mai canestro, ma dai, non l'abbiamo neanche commentato. Anche se mando tutti i tiri liberi molto meglio di Riccardo Cervi. Infatti che io sfido chiunque sui tiri liberi, che vinco di sicuro, ma... Era incommentabile, non c'è notizia. Non c'è. È stato tutto regolare. Chiudiamo con questo messaggio, ci facciamo una risata e poi mandiamo il break pubblicitario. Cosa dice? Consiglio a Trinchieri, stai calmo, ricordati che hai venduto Marco Svili per prendere Mancinelli. Poi c'è anche una bella risata. Purtroppo non l'ha venduto. Forse quello l'ha subito. Diciamo che non è proprio andato così. Non penso che fosse felicissimo. Il dito nella piaga. Non penso che sia andato così. Anzi, probabilmente Trinchieri è ancora leggerissimamente arrabbiato. Vorrei che un po' i problemi di Cantù, che all'inizio della stagione avevo visto davvero in squadra forse la più forte, perché ha vinto la Supercoppa, la grande, per i primi 3-4 noi siamo andati là all'andata e non è che fossimo in un momento di crisi, ma ci hanno spazzato, l'abbiamo vista anche l'altra sera, per vincere contro una squadra così di spremere tantissime risorse, tantissime energie, perché proprio soltanto la corporatura di questi giocatori è di dimensioni eccezionali, e in più sono bravi, sono forti, però quella cessione qualche equilibrio l'ha rotto. Evidente. Marco Sfile l'andata c'era, è stata una delle sue ultime partite giocate con Cantù. Primo break pubblicitario e poi torniamo sempre con Basketà. La
L'anno scorso quasi 30.000 reggiani hanno riposto fiducia in noi, immergendosi nella piscina riscaldata, godendo di due palestre con strumenti tecnologicamente avanzati. Medical Center aiuta a trovare la soluzione più adatta al tuo problema. Le nostre figure professionali possono seguirti passo dopo passo fino al raggiungimento degli obiettivi. Riponi fiducia anche tu in Medical Center. Via Gigli 7, Reggio Emilia, 0522 28 28 28. EcoShip è GPL Lancia. Ecologico, economico. Vivi eco, guida chic. GPL al prezzo del benzina fino a 5.000 euro di eco-incentivi. In più finanziamento anticipo zero e interessi zero. Fratelli Bonacini è Lancia emblema. Fratelli Bonacini, la concessionaria Lancia di Reggio Emilia. In via Cartesio sulla via Emilia a Bagno di Reggio Emilia. Notti d'incanto di Luca Vezzali. Grandi sconti su divani, poltrone relax, reti, letti, materassi a molle e a molle insacchettate in memory e in lattice. Notti d'incanto vi aspetta in via dei Gonzaga, a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Il benessere visivo è un insieme di servizi e soluzioni per risolvere i disagi visivi. Ottica Barilli a Novellara, Rolo e Campagnola è ottica. Optometria, contattologia, simulazione visiva delle lenti progressive, test dell'efficienza visiva, applicazione lenti a contatto per cheratocono e ortocheratologia. Ottica Barilli, benessere visivo. Bianchini Legnami a Bagnolo in Piano, 70 anni di esperienza. Propone legnami per interni ed esterni, legno massello e lamellare, lavorato e sagomato su misura. Inoltre dispone di pannelli per edilizia, casseformi, ferramenta e pellets per stufe. Consulenza, progettazione e posa di tetti in legno. Novità, Bianchini Legnami offre case modulari in legno, complete di servizi, pronte in consegna. Seconda parte di Basket Time, ben ritrovati con Alessandro Dalla Salda, con Mondo Vecchi a parlare di questa fantastica Trenkwalder. Mondo, è arrivato il momento delle tue lavagne, sei mancato per qualche tempo, devi assolutamente rimetterti in gioco. Su cosa hai deciso di, su cosa abbiamo deciso di parlare questa volta? Su due aspetti fondamentali, ma un po' all'opposto, cioè difesa fantastica, veramente non smettiamo più di lodare questi ragazzi che hanno interpretato la difesa veramente come deve essere fatta e come è scritta sui libri. Invece d'altra parte l'attacco alla zona, attacco alla zona che è quello che un po' ha bloccato Reggio, un po' bloccato Reggio, Trinchieri ha messo su questa zona forse dalla disperazione per non riuscire a fermare in uno contro uno i nostri giocatori, soprattutto Bell. Questa zona che ha creato qualche problema. E sulla zona, sì, non ho visto onestamente un attacco lucidissimo. Diciamo che è stata la prima volta dove si è fatto un attacco alla zona, una zona deliberata contro Reggio per tantissimi minuti, insistendo. Allora, facciamo così. Prima la tua sigla della tua rubrichetta e poi ci andiamo a vedere le due lavagne, roba dell'altro mondo. Va bene, insomma, la sigla è questa, non posso non farla vedere perché è talmente bella che merita. Partiamo dalla prima lavagna. Sembra un santone davvero, bellissimo. La prima lavagna, cioè l'attacco alla zona. Sì, sempre, troppo bello. Attacco alla zona. Attacco alla zona. Andiamo a vedere che cosa, con le immagini, insomma, che cosa abbiamo analizzato. Ci sono due aspetti, abbiamo fatto vedere sia situazioni in cui l'attacco è funzionato, ma situazioni in cui l'attacco non è funzionato. Allora, dove partiamo? Dal cattivo attacco alla zona. Cosa succede? Si staziona troppo sul perimetro, ci si accontenta del tiro da tre e ci sono movimenti, diciamo, che non mettono in difficoltà la difesa, come ad esempio questo palleggio laterale di Phil Lloyd senza attaccare, questo palleggio laterale di Greg Brunner, oppure questi passaggi, come dicevamo prima, che si girano ma sempre solo su linee esterne. Questo tiro di Cinciarini è un tiro che comunque la difesa concede tutto sommato volentieri.
Sì, la palla girava un po' troppo lentamente, loro erano sempre in uno contro uno, vedi? Nonostante sia una zona, ecco, in questo caso, ok, il tiro è stato anche abbastanza, diciamo, non da libero, però quasi, però è un tiro sforzato. Non troppo in ritmo. Vedi loro, guarda, nonostante sia una zona, c'è sempre, hanno sempre un uomo davanti. L'attacco alla zona, quando è che funziona bene? Questo è un tiro che non sta in cielo intero, ma il tempo stava scadendo. Quando tu riesci ad avere il tempo di tirare con i piedi per terra da libero, tipo questo, però comunque un tiro affrettato, solo un passaggio, esatto. Mentre quando è che è un buon attacco alla zona? Quando tutti e cinque i giocatori toccano la palla, quando ci sono dei tagli e quindi un movimento costante, e soprattutto, cosa fondamentale, lo dico a tutti gli allenatori, si ribalta il lato, perché appunto la difesa va in difficoltà. Taglio di Antonutti, avete visto Cinciarini, Taylor, Brunner e Antonutti, che ha iniziato l'azione, è il quarto giocatore, il quinto è Slanina. Chiaro, come abbiamo detto prima, se il giocatore contro la zona ha tempo, perché la palla gira o veloce o su un cambio di lato, di prenderla a mira con i piedi per terra, vabbè, qui abbiamo avuto anche l'abilità di far tirare Slanina, che da lì non sbaglia mai, però anche questo fondamentalmente un tiro costruito abbastanza bene, esatto. Reputo, per far vedere che anche se non entrano poi ci sono dei tiri costruiti meglio. Questa era un'uscita dal time out di Reggio, si vede che proprio era stato disegnato per far tirare. Quindi sì, anche se delle volte l'attacco alla zona viene bene e non c'è il canestro, comunque l'attacco ha funzionato lo stesso. In ogni caso bisogna mettere a fuoco qualcosina, perché se, siccome gli allenatori non sono dei coglioni, se vedono che noi contro la zona abbiamo fatto un po' fatica, probabilmente ce ne troveremo qualcheduna anche da qua in avanti. Allora, facciamo così, questo punto riepilogato, quello che dicevamo sul cattivo attacco alla zona. Sì, può essere a questo punto, Mondo, che tanti altri allenatori provino la zona. Soprattutto... Guarda, qui ad esempio, guarda, qui c'è Brunner in angolo, chiaramente... Non pericoloso. Il lungo non esce, perché è inutile uscire lì, ha tempo l'esterno di recuperare, e quindi vedi, loro, nonostante sia una zona, riescono sempre a essere in uno contro uno, ma non è che stanno difendendo come degli ossessi, siamo noi che abbiamo, come dicevamo, dei movimenti che non mettono in difficoltà, sì, che non fanno lavorare la difesa. Andiamo avanti, però, facciamo, a proposito di difesa, guardiamoci la difesa di Reggio, perché la difesa di Reggio è da insegnare, probabilmente. No, questo è tutto un altro lavoro, e noi veramente siamo dei grandissimi interpreti. Guarda, svariate situazioni, su scelte, cambi, non cambi, eccetera, eccetera. Qua ad esempio si è scelto con Tabu di passare insieme al blocco, mentre con Smith si passava dietro. Però guardate Slaina fin dove arriva a mettere pressione su Radori e fargli prendere il primo palleggio. Guardate Brunner che, come al solito, fa aiuto e recupero ed è uno dei migliori di tutto il campionato a fare questo. Sì, io vorrei stoppare una... No, adesso no, perché non c'è... dopo, sì. Sì, ma perché voglio fare... Ecco, stop. L'abilità, ed è una cosa che è difficilissima da insegnare ai giocatori, e qui si vede che hanno insistito molto, sul lato forte della palla, cioè... Il lato forte è quello chiaramente dove c'è la palla, il lato debole è quello in opposizione alla palla. La regola, una delle regole più importanti, è che sul lato forte non si aiuta. Guardate Antonutti attaccato agli uni. Perché se tu vai sulla penetrazione del playmaker, Antonutti si sposta e va a aiutare, è il fondamentale più facile per l'attacco, scarica la palla in angolo, e questo con i piedi per terra ci castiga. Questo è un fondamentale che è proprio da insegnare, perché al giocatore viene naturale andare ad aiutare, in cosa non si sa, deve stare in aggressivo sul suo uomo. Anche questi sono particolari, guarda Antonutti, guarda che non si muove. Sono particolari che il pubblico magari non vede, ma sono particolari che un allenatore apprezza e nota. Vedete, l'aiuto di Taylor e le mani di Zaina impediscono a Radori di fare un passaggio smarcante. Allora si torna da Tabu, a Radori non è più coinvolto in azione, allora Zaina dice qua posso aiutare, e va a rubar palla con anche, insomma, sicuramente la maestria che lo contraddistingue. Poi se tanto... Andiamo a vederci anche queste altre azioni, perché ci sono tante altre situazioni. Qua ancora Slaina che pezza ad un ritardo, diciamo, di Taylor nell'arrivare in difesa e costringe gli uni a fermare il palleggio e a recuperare l'azione. E poi andremo avanti, a Radori chiama il blocco del lungo, e qua cosa succede? Che con Brunner in campo, altra cosa che si decide di fare spesso e che spesso funziona, si fa cambio sistematico, un lungo attacco, un piccolo. Il problema è che, al di là del fatto che Radori qua si accontenti di un tiro, sì, che brutta scelta, non è bello, però Brunner con i piccoli ci sta, e come, e non solo Brunner. Beh, vediamo dopo Filloi, dopo vedremo anche Damian Filloi. Difesa strepitosa di Filloi. Qua Cervi non cambia, giustamente, perché Riccardo Cervi, e non è
Greg Brunner, eccolo. Fillo invece cambia con Tabo, attenzione, Tabo è un playmaker, è alto 1,85, non, potrebbe guarda, essere tre volte anche, più veloce. Anche qui, se torniamo indietro di un secondo, Tabu usa una finta e Filloi non reagisce alla finta, sta coi piedi per terra, pronto a difendere. Veramente un capolavoro di difesa di Damian qua. Possiamo andare avanti un po' più veloce, sta a vedere. Guarda, qua, non cade nella finta. Guarda, adesso la fa adesso. Step back, non tira perché non ha spazio, allora Tabu decide di attaccare. Filloi, andiamo avanti a velocità normale. Filloi, sì, sì, Filloi sta con lo scivolamento, non lo molla, tiro incredibile. Facile rimbalzo, veramente difesa strepitosa. Strepitosa. Questa è l'azione famosissima dove c'era Slane in campo al posto di Brunner. Allora si cambia su tutti i blocchi, ovviamente, perché il numero 5 è Filloi, Mancinelli ci aiuta, diciamoci la verità, tirando da 7 metri, quello è un tiro che puoi assolutamente concedere. Mancinelli clinic di difesa. Sì, sì, Mancinelli l'abbiamo detto anche in telecronaca, se tira da 8 metri, una volta ogni tanto fa anche canestro, ma le perde. Mancinelli è devastante a livello di limite dell'area. Però insomma, noi quando io scelgo azioni difensive di questa squadra, ci sono anche in difficoltà. Perché c'è l'imbarazzo della scelta. Ho praticamente su ogni azione dovrei fermare e far vedere. Ma non stiamo sfinendo un po' tutti con la nostra difesa. Vabbè, per forza. Ero anche ad Avellino, che è una squadra che praticamente ha vinto, solo noi abbiamo vinto più di Avellino nel giro di ritorno, direi. Ha ripreso la marcia anche domenica nel derby di Caserta. Certo. Tutta molto atletica, di giocatori americani. Da uno contro uno, però a un certo punto, come si suol dire, ci hanno mollato perché non trovavano mai lo spazio. È una difesa molto, molto forte la nostra. Naturalmente non è solo la qualità individuale del giocatore, è il lavoro che è stato fatto a monte tecnicamente. Gli automatismi, infatti, siamo bravissimi negli aiuti e recuperi, siamo bravissimi nelle rotazioni difensive e poi proprio il piacere di soffrire, di stare in difesa e trovare il piacere, come ha fatto Filloi nell'ultima azione, anche attraverso una bella difesa, di dare il tuo contributo alla squadra al di là di quanti punti puoi fare o di quello che può essere il tuo score. Messaggio a proposito di Cantù. Sì, un po' critico sul mercato canturino, non nostro. Vendere Cinciarini e Mike Green in 2 anni e ritrovarsi Smith e Tabu, grazie del favore. Insomma, poi sempre insomma, riguardo il questo mercato. Questo è un intenditore, però. Il contratto di Brunner vale anche l'anno prossimo. Adesso insomma aggiungo io che si sono aggiunti i playoff, poi anche questo tifoso è in festa come quello di prima. È scattata, Alessandro, la famosa clausola con i playoff. Sì, matematici. Lui aveva un contratto che prevedeva da parte nostra quantomeno la possibilità di mantenere i diritti di Greg anche per la prossima stagione in caso di playoff. Poi, come dice anche sempre lui, dipende anche dalla volontà del giocatore e da un eventuale c'è una clausola onorosa, diciamo così, che potrebbe essere esercitata se un giocatore volesse andare via. Non l'hanno in tanti, ce l'ha anche Greg, mi sembra Greg, Silins e Cervi sono i 3 giocatori che volendo potrebbero esercitare pagando la società. Famoso buyout, insomma. Sì, chiamiamola per usare termini, escape, come dicono gli americani, escape onerosi in questi casi che possono esercitare. Se non ricordo con precisione tutti i giocatori della squadra, però diciamo che gli unici giocatori che sono senza il contratto sono Taylor, Damian Filloi e Slanina. Tutti gli altri sono o contrattualizzati, blindati o con degli escape a loro favore che però avrebbero nei confronti della società il pagamento di una penale. Mondo, tra qualche settimana, speriamo il più tardi possibile, quando poi la stagione sarà finita, lì ti vorrò protagonista come ti piace fare tutti gli anni nel dire quello che dovrà fare sul mercato questa squadra stando alle dichiarazioni di Alessandro La Salda. Però ti chiedo, Greg Brunner, un giocatore che secondo me, anzi non te lo chiedo neanche, dai, che vorresti assolutamente avere a Reggio ancora anche l'anno prossimo. Una domanda da non mettere neanche sul piatto della bilancia, cioè Brunner deve giocare a Reggio in maniera forse assoluta. Un giocatore che ti rendi conto quando ce l'hai in squadra di quanto sia importante e forte ancor più di quando forse lo affronti da avversario. Cioè non è neanche da affrontare il discorso. Brunner, così come Cincia, così come Taylor, Bell, tutti i giocatori che devono rimanere Antonuti per fare in modo che questa annata favolosa possa essere non solo ripetuta, ma migliorata. Se la base rimane la stessa, mettendo dentro, e qui non invidio veramente chi dovrà mettere mani a un gioiello del genere, ma così come abbiamo visto che l'inserimento di Bell
ha dato veramente un plus a questa squadra, e in tanti, sai, quando è stato messo dentro Bell, in tanti ci avevano chiesto: ma non verrà a rovinare gli equilibri, ma Donnell con un altro come lui, no? Invece abbiamo visto che mettere dentro uno forte come Bell non ha creato nessun problema, anzi la squadra sta decollando. Quest'altro anno, tenendo fermi questi giocatori e lavorando con un inserimento 2 fatto bene, veramente non oso immaginare dove si può arrivare. Ecco, non è così automatico mondo, io sai che come te mi piace dire poi quello che penso, non voglio, non fraintendermi, non voglio mettere le mani avanti, però è senza dubbio che al di là di come finirà questa stagione, il prossimo campionato per noi sarà molto difficile, molto duro, perché le aspettative improvvisamente saliranno, non hai quell'entusiasmo di neopromossa nell'ambiente, hai visto delle grandi partite, dei grandi spettacoli. Ti faccio l'esempio di Venezia, che negli ultimi anni diciamo noi e loro abbiamo sostanzialmente fatto le stesse cose a un anno di distanza: salvezza all'ultima partita, promozione e playoff. E Venezia quest'anno ha fatto un mercato a detta di tutti fantastico, per migliorarsi, perché d'altronde è una società ambiziosa, come lo siamo anche noi, veniva da un'annata fantastica, Final Eight uguale a noi, playoff uguale a noi, con lo stesso gruppo dell'anno prima. Ha fatto un mercato il migliore, considerato forse il top, di Abarà, Zvezdnic, ha preso giocatori di prima fascia. Sbagliata la scelta del team. Però la chimica, Marconato, Bulleri, cioè esperienza, forza fisica, tutto, però è qualcosa non ha quadrato. Qualcosa non ha quadrato, io penso che sia ancora oggi una squadra competitiva, però non è la grande Venezia che ha entusiasmato. E non è ancora certo di fare. Questo per dire cosa? Che al di là delle scelte di mercato che si potranno fare, e lì dovremo poi capire anche i nostri livelli di spesa, perché non è tutto certo, così automatico, e le motivazioni restano la grande differenza in questo campionato di Serie A, dove ci sono tanti stranieri e dove è facile trovare giocatori bravi, ma senza nessuna voglia, senza nessuna motivazione di vivere il campionato italiano come o un trampolino di lancio o una grande vetrina. Alcuni la prendono come una vacanza lavoro, tra virgolette, concedetemi, e dopo puoi avere anche dei gran nomi che non vai da nessuna parte. O altrimenti devi essere capace, qua dobbiamo esserlo noi, di capire quando è il momento giusto di cambiare un giocatore, anche in ascesa, ma che può non essere più giusto per la tua piazza. Sì. Diciamo che allora sicuramente la storia insegna che ripetersi è sempre molto più difficile che invece fare l'exploit come primo anno, dove c'è l'entusiasmo. Ale ha centrato perfettamente il problema. Sì, sono parzialmente d'accordo su Venezia, perché ha fatto la storia. Ma ti faccio, scusa se ti interrompo, sì, ti faccio un esempio nostro. Le critiche più grosse, più di risonanza che noi abbiamo subito come società, e sono state le scelte di Valenti, Rudy Valenti e Fabio Ruini, che erano due giocatori naturalmente che avevano dato tantissimo, in particolar modo nella scorsa stagione. Con Fabio era successo più o meno quello che è successo oggi con Bell, e Rudy era stato il grande capitano che fino alla rottura del tendine d'Achille aveva fatto innamorare tutti. E naturalmente, mi ricordo anche voi in trasmissione, insomma un po' tutta l'opinione pubblica, ci chiedeva a tutti i costi la grande conferma di questi due giocatori. E per noi è stato molto difficile non confermarli, perché naturalmente dopo un campionato vinto tu vorresti confermare tutti, hai ottimi rapporti quasi sempre con tutti i giocatori e hai dei ricordi freschi, bellissimi, grandi emozioni. Però la nostra è stata una scelta fatta a tavolino, sull'altare di un nuovo campionato, di nuove motivazioni, di un livello tecnico, o comunque è stata una scelta che può essere stata più o meno giusta, ma che io penso abbia dato risultati positivi per tutti, perché oggi Rudy si sta rilanciando in Lega 2, seppure in una piccola squadra, e sta giocando tanto. Fabio purtroppo è uscito di scena, ma è andato lo stesso in A1 in una squadra che lo ha voluto. Dunque non sempre, mondo, e chiudo, è così semplice poter dire teniamoli tutti, facciamo questo, facciamo quell'altro. Sì, conta molto anche il momento della stagione, e conta molto le motivazioni di tutti questi giocatori. Sì, non è così semplice. No, chiaro. Non è questo il momento, perché andremo sì, oltre. Sì, ma ho 30 secondi anche perché... No, ma infatti è giusto. Sono d'accordo, però parliamo di due giocatori che comunque sono complementari, e in A1 non avrebbero avuto certamente lo spazio e l'impatto che hanno avuto in A2, quindi vorrei rinunciare a Valenti e Ruini in A1.
Se tu dici che c'è stato il cambio di categoria, che un po' ha dato, tra virgolette, diciamo che è stata a livello emotivo una scelta che potrebbe anche essere stata difficile a livello tecnico, si fa. Io reputo che invece quest'altro anno, tenendo i giocatori che contano vincolati alla società, e sono certo che rimarranno tutti molto volentieri perché stanno bene in una grande società con dei grandi dirigenti, un grande pubblico e una bella città in cui vivere. E aggiungendo al posto di qualche giocatore che a livello emotivo sarà difficile farne meno, e ne abbiamo altri, così come Rudy, non voglio far nomi quest'anno, ma così come Rudy, Valenti e Ruini l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo dei giocatori che hanno un impatto emotivo nel delle pubblico. Delle possibili rinunce difficili. Delle possibili rinunce difficili, ma con un aggiunto due, sicuramente questa squadra sarà in grado di fare un salto di qualità ulteriore. Questo è quello che io penso. Poi insomma, abbiamo modo di parlare. No, questo è un'analisi che condivido. Avremo certo modo. L'ho già detto, speriamo il più tardi possibile, perché vuol dire che Reggio va avanti. Sai cos'è? Sarà difficile non rinunciare tanto a dei giocatori di grande impatto emotivo, ma che sono comunque o alla fine della carriera o in realtà sul livello. Ci sarà probabilmente da rinunciare o da pensare a rinunciare a qualcuno, qualche giovane che magari non ti soddisfa al 100% per mettere dentro qualcuno di più forte, ma qui mi fermo. Però credo che si sia già capito dove andare a parare, ma come ho detto ne parleremo poi. Concentriamoci su Cremona. Andiamo a vedere i risultati della giornata della terz'ultima giornata di Serie A, così velocemente vedremo anche qual è stato il panorama di quello che è successo. È successo che Roma batte Brindisi, pur soffrendo, in una partita dove Brindisi ha giocato, nonostante non abbia più niente a chiedere, si è un po' sciolta nel finale. Siena vince con canestro di Bobby Brown allo scadere contro Venezia. Lo avevamo detto, attenzione, perché Venezia è una di quelle classiche squadre che può andare a Siena e fare il colpaccio. Si è andata molto molto vicina. Bobby Brown ha fatto il canestro della vittoria proprio a fil di sirena, tre decimi dallo scadere. Partita tra difese mondo allegre, oserei dire, tra Bologna e Sassari. C'è stato un supplementare di mezzo, però allora, 120 a 110. Allora, il pubblico si sarà sicuramente divertito, perché vedere Meo Sacchetti un po' meno. Nonostante la vittoria, ha detto con questo atteggiamento ai playoff non passiamo neanche il primo turno, neanche che sia chiaro. E lo dice già da qualche settimana Meo Sacchetti. Andiamo avanti con la vittoria di Milano contro Biella, una vittoria insomma scontata e che non ha molto bisogno di essere commentata, se non che c'è stato l'esordio di Mensah Bonsu a Milano, un nuovo acquisto, non è andato a Milano e non a Varese, al contrario di quanto vi avevamo detto settimana scorsa, ma è stata una sorpresa per tutti. Ivanov invece, l'acquisto di Varese, gemello di quello che ha giocato, che gioca ad Avellino, e quell'Ivanov che ha giocato con Menetti a Montegranaro. Caserta perde contro Avellino, grande sorpresa della settimana, però era un derby, Avellino ha giocato, ci sono state anche grandi polemiche, espulso Sacripanti, due turni di squalifica, attenzione, perché se così fosse salterà anche la gara contro Reggio. In realtà c'è stato già il ricorso di Caserta, vedremo quali saranno le scelte, può essere in questi casi che venga ridotta ad una giornata la squalifica. Se ne riducono una, pagando la penale, la possibilità di rientrare in panchina. Poi dopo, concludendo, la prossima avversaria, cioè Cremona, che perde in casa contro Varese, però attenzione perché Cremona sta giocando, soprattutto in casa, questo è vero, però sta giocando alla pari con tutte, non ha vinto tantissimo ma ha anche avuto un calendario molto molto difficile. Montegranaro-Pesaro, partita tra due squadre, seppur fosse un derby, seppur fosse il ritorno di Montegranaro, il Palasavelli di Porto San Giorgio, partita che non aveva molto da dire, Pesaro l'ha vinta ampiamente, anche qua difesa allegra, 108-94, e poi c'è Reggio Cantù. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere la classifica con Reggio che è salita con questa vittoria al quinto posto e a pari punti sia con Milano che con Siena. Tra l'altro è arrivato un messaggio anche Filippo, così lo spieghiamo. Se arriviamo pari a Milano e Siena siamo quarti per forza, con Siena non sarebbe facile. Sì, non siamo quarti se arriviamo a pari con Milano e Siena, siamo quinti, perché con Milano siamo sempre davanti per via del 2-0 nei scontri diretti, con Siena siamo sempre dietro per via dello 0-2 nei scontri diretti. Milano al 2-0 con Siena, però il quoziente canestri ad oggi, non vorrei essere stracerto, ma sentivo appunto anche in ufficio i nostri ragazzi che facevano tutti i vari calcoli, prevederebbe l'attuale classifica. Teniamola Siena, pure Reggio, Milano. Esatto. Sono 15 punti di differenza canestri, se non sbaglio. È tutto ancora da giocare, quindi insomma c'è anche possibilità di ribaltarsi. È chiaro a mondo che in questo momento sarebbe Siena contro Trenkwalder ai playoff. Tanti dicono il peggior accoppiamento possibile. Tu cosa dici? No, non sono per niente d'accordo.
dobbiamo smetterla di avere paura di Siena, io non ho più paura di Siena dalla prima giornata, dopo averla vista vincere a Reggio, mi fa più paura Varese, mi fa più paura Milano, mi fa più paura Sassari, mi fa più paura Roma, io Siena l'accetterei volentieri. E allora andiamoci a vedere il prossimo turno, perché così iniziamo a inquadrare anche quello che può succedere, perché l'ultima giornata c'è Sassari, Siena-Sassari, sì. E va bene che Sassari potrebbe essere già matematicamente seconda, però proprio per quello che abbiamo detto e anche un po' la pressione che sta mettendo Messacchetti su questa squadra, credo che sarà una partita che vorranno giocare a tutti i costi anche per dare un segnale. In ogni caso, Cantù Milano è il derby di chi ci farà capire quale delle due sicuramente non raggiungerà Reggio, nel senso che se perde Milano, Milano difficilmente raggiungerà Reggio per via dello 0-2, se perde Cantù è già a meno 2, va a meno 4, quindi ovviamente non raggiunge, nonostante abbia lo scontro diretto a favore, il doppio confronto a favore. Avellino contro Venezia, attenzione, va a meno Venezia. 4 se noi vinciamo con Cremona. Perché esatto. Ad oggi sono due i punti di differenza. Stiamo attenti. Avellino contro Venezia. Attenzione, perché se Avellino vince ha ancora una possibilità di andare ai playoff. È all'1-0 nei confronti dell'Umana, perché all'andata, non so se ricordi, vinse proprio Avellino in modo clamoroso dopo che ne aveva preso a Reggio, non so se 30. Una delle tante partite che Venezia ha perso in casa contro Montegranaro, quest'anno contro Avellino. Il campionato ha avuto queste sorprese continue. Andiamo avanti a vedere Montegranaro-Siena, turno, insomma, diciamoci la verità, Montegranaro giocherà sicuramente, ma turno sulla carta, per non fosse, se non fosse appunto per il valore. Siena fuori casa è un po' che non vince, però sulla carta non c'è partita. Poi c'è Brindisi-Bologna, due squadre che faranno una gita enogastronomica, mi piace sempre dirlo, come ha detto Claudio Sabatini, che dovrebbe dimettersi nella giornata di domani anche. va bene, dai, vedremo cosa succederà. Sassari contro Caserta molto vicina ad abbandonare il treno playoff se dovesse arrivare una sconfitta Sassari, ovviamente sarebbe definitivo. Varese contro Pesaro per assicurarsi il primo posto in maniera definitiva. Biella contro Roma, io credo che Biella proverà comunque a congedarsi dal suo pubblico con una bella partita, però ha già perso Pinckney, è andato in Turchia, perderà probabilmente anche Trey Johnson in settimana, perché ovviamente gli americani provano ad andare a giocarsi i playoff da qualche parte in Europa per raccimolare qualche soldino in più, quindi in virtù del raggiungimento del possibile terzo posto da parte di una che sia Siena, Milano o la stessa Reggio, difficile perché Roma ha un calendario molto facile. E poi l'ultima gara, Reggio contro Cremona, si gioca alle ore 20 sia questa giornata che la prossima, perché c'è la contemporaneità, deve esserci la contemporaneità assoluta. Allora andiamo a vedere il campetto di Cremona, perché così cerchiamo di analizzare anche quella che è un'avversaria, che è una squadra che rappresenta comunque il caso di una formazione con un budget ridotto, con un organico sicuramente non di grandissimo talento, che però ha fatto pieno il suo dovere, perché si è salvata prendendo giocatori di fatto o quasi solo dalla Lega 2 durante quest'estate. Qualcosa ha cambiato, non ha più Harris, uno dei migliori realizzatori della stagione, perché si è fatto male. Conti in quintetto, in realtà è un quintetto diciamo abbastanza nascosto, perché in realtà gioca 6-7 minuti a partita, si va di Jackson, Vitali, Johnson. Si ha fatto due aggiunte, Davide, importanti durante la stagione, perché Vitali è comunque un giocatore di talento che ha fatto che tante esperienze, però ha fatto bene. Bisogna prendere, lo lasciamo volentieri. Posso concordare mondo con te, ma nei fatti ha fatto un buon campionato. E c'è questo Peric che invece Peric sta facendo che benissimo. Ha fatto l'Eurolega con Malaga non più tardi di un anno fa e che ha fatto un ottimo campionato. Cremona ha fatto davvero bene, bisogna essere sinceri, è una squadra anche con una certa dinamicità, sì. Gresta lo conosciamo tutti bene, gli piace variare anche molto il gioco. Insomma, la sua grande rivincita di Gresta. Ho trovato una bella stagione, una bellissima stagione. Sì, perché gliene andate dietro di tutti i colori. No? Quando ha segato la panca a Caia non gliel'ha mandata a dire. Mondo. Sì. Bella squadretta. Dici quello che sto aspettando da due minuti a questa parte, cioè dai, come va a finire la partita di domenica? Cioè adesso, cioè, voglio dire, ma sai cos'è? Io non posso credere che una squadra come la nostra, di questi giocatori, con questo temperamento, con questo attaccamento ormai alla squadra, alla società, orientati ai playoff,
Cioè, possiamo avere paura di una squadra con Conte, Vitali e Jackson, dai. Ma Mondo, qua paura non c'è nemmeno, non c'è di Siena, come hai detto te. E nello stesso tempo, quando sei in Serie A e cali qualcosa, perdi. Questo non è che giochi. Ho premesso che questi giocatori che abbiamo noi non sottovaluteranno neanche Cremona. Cioè, vanno in campo per vincere, rispettando Cremona, ma non possono. Credo che il lavoro mentale di Menetti in questa settimana sia proprio questo, cioè quello, certo, di dire tenerli sulla corda, imprese, attenzione, non adesso caliamo sul più bello e sul forse più facile, tra questo deve essere un lavoro complessivo anche vostro e nei confronti del pubblico, nei confronti di tutti, perché il piacere di continuare a vincere lo stiamo avendo tutti. Ti aspetto per un farlo esaurito domenica? Ma io direi di sì, perché l'orario è migliore rispetto alla partita con Cantù. La televisione in diretta nazionale ti toglie sempre una percentuale di pubblico e è un bellissimo momento per tutti venire al palazzetto. Alle 8, alle 20. Alle 20. Non 20, 45, alle 20 di una domenica che speriamo sia anche bella per le famiglie, per poter fare tutta la giornata all'aperto ed entrare in via Guasco alla sera. Cremona è una squadra bella da vedere perché ha giocatori interessanti, anche molto spettacolari, piena di americani, se vuoi, però che sanno fare spettacolo. Noi siamo in un momento magico, è giusto stare vicino ai giocatori e anche loro, naturalmente, se ci può essere quella piccola percentuale di rischio di non avere la stessa tensione nervosa che puoi avere nei confronti di un top team, avendo un palazzo pieno, tutto il tuo pubblico che ti è vicino, si può superare. Però, anche Troy Bell ha giocato a Cremona, non sbaglio. Assolutamente, ha vinto anche un campionato. È andato anche a salutarli, tra l'altro. Ha vinto anche un campionato. Quindi sicuramente avrà l'intenzione di fare vedere. No, che non è il personaggio, però, come hai detto tu. Lui, tutte le squadre sono uguali. Lui mastica la sua cena. Il basket, c'è questa fine dell'ex, a lui non interessa. Zero. Mi interessa vincere. Vi stoppo perché abbiamo l'ultimo break pubblicitario, siamo già in ritardo. Allora, ultimo break pubblicitario e poi con l'ultimissima parte di Basket Time. Da 30 anni Montedil è leader nella progettazione e realizzazione di spazi abitativi, uffici commerciali e strutture industriali. Montedil progetta, costruisce e arreda secondo i più innovativi sistemi di costruzione a secco, pareti e contropareti, controsoffitti, pavimenti sopraelevati, componenti d'arredo, sistemi costruttivi ecologici, forniscono al cliente eccellenza tecnologica, sicurezza e prestazioni garantite. Montedil, i tuoi progetti in buone mani. Kendo Motors, concessionaria esclusiva veicoli commerciali ed industriali Nissan Van e Truck su Reggio Emilia e provincia. Il nostro personale è specializzato per allestimenti personalizzati, tra cui centi nature, celle frigo, telonature ed altro. Kendo Motors a Reggio Emilia in via Vico numero 10, zona Cella, lato Mercedes. Da una grande esperienza artigianale nascono i salotti della nuova BM di Bagnolo in Piano. Belli per design, materiali e tecnologia, costruiti anche su misura. Nuova BM, ampia gamma di divani letto e salotti, letti e materassi per qualsiasi esigenza. Nuova BM Salotti, a Bagnolo in Piano, strada statale per Novellara. I salotti di qualità che durano nel tempo. Per chiudere fuori brutto tempo e rumori, basta una firma. DF, porta e finestre su misura e su disegno o anche già pronte, in legno e altri materiali. DF è l'unico produttore che ti offre assistenza gratuita per ben 2 anni. In via Pratonieri a Reggio Emilia e su dfsrl.com. DF, firma i tuoi serramenti. Ultima parte di Basket Time. Caro Alessandro Dalla Salda, mi sono tenuto per la fine il discorso Palasport perché abbiamo avuto la fortuna di avere Mauro Del Bue ospite ieri sera ad Appuntamento Sport, trasmissione dedicata alla regione condotta dal nostro Franco Tosi. In realtà si è parlato molto di tutto ciò che non riguardasse anche il calcio, del Sassuolo allo stadio Città del Tricolore, eccetera, eccetera, e anche del Palabigi e di quello che succederà. Ti faccio sentire questo pezzo tratto dalla trasmissione di ieri, delle dichiarazioni di Mauro Del Bue, e poi ce lo commentiamo insieme. Nessuna amministrazione pubblica per bene, non dico intelligente, per bene, evita di utilizzare milioni e milioni di euro di un privato che si mette a disposizione
per allargare un palazzo dello sport e per rifare un pezzo di città. Se un'amministrazione pubblica in un momento come questo, cioè senza soldi, rifiuta un lavoro del genere, che oltretutto dà occupazione, dà lavoro a delle aziende, oltre che rifare diciamo in meglio una parte intera della città, si rifiuta di farlo, per me è un'amministrazione da commissariare. Ha già scavato. Paolo Del Boi, da 1 a 10, quante possibilità dai alla fattibilità di questo 10. Progetto del Palasport? 10. Sono dubbi, certo. Non ci sono dubbi. I tempi saranno questi, il momento in cui viene portato avanti il progetto. Beh, sai, non ho dubbi, nel senso che, a meno che la Pallacanestro Giano non ci abbia raccontato per 7 mesi delle balle, la Tecno non ci abbia raccontato per 7 mesi delle balle, la Costruttore non ci abbia raccontato per 7 mesi delle balle, noi improvvisamente moriamo tutti, sì, arrivano chiaro. Degli altri al nostro posto, gli dicono di no, ecco, a parte questi fatti estremi, io credo che si farà. Allora, i tempi, no, voglio essere chiaro sui tempi, perché poi non voglio sorprese nel senso di... Allora, noi abbiamo bisogno di mettere in moto delle procedure amministrative che riguardano una gara, perché teoricamente ci potrebbero essere altri soggetti che fanno altre proposte, non solo questi. Secondo, c'è la probabilità che si debba fare una variante, perché secondo il vecchio piano strutturale, vecchio piano regolatore che si chiama adesso piano strutturale, il Palazzo dello Sport doveva essere abbattuto. E lì in effetti fuoriusciamo dal Palazzo dello Sport, perché l'aumento di capienza si ottiene raddoppiando le gradinate dietro i canestri, quindi noi fuoriusciamo di lì. Se c'è da fare sia una variante sia una gara, i tempi non sono di pochi mesi. Noi abbiamo calcolato che con ogni probabilità i lavori potrebbero iniziare nella tarda primavera del prossimo anno. Quindi il prossimo campionato, la Pallacanestro Reggiana, lo giocherà al Pala di Via Guasco, prossimo poi, campionato. Poi quell'altro, quando comincerà il cantiere, dovremo trasferirci, credo, a Modena, almeno per qualche mese. Almeno per qualche mese a Modena, e ha concluso così. Però si è sbilanciato in maniera molto diretta, Mauro Del Boi, quando dice da 0 a 10, 10. Del Boi è sempre molto simpatico nelle sue esternazioni e naturalmente la fa sempre un po' più facile di quello che nei fatti è. E diciamo che ha detto cose giuste, che sono anche condivisibili, e vorrei ricordare naturalmente all'amico Mauro che noi in una fase del genere ci siamo già stati e le stesse cose erano state dette, per quello siamo un po' più coperti di lui e un po' più, diciamo così... Titubanti, perché ci stiamo credendo e io in particolare ci stiamo lavorando e dedicando anche tanto tempo, le cose sono avanzate direi molto bene. È anche vero che la stessa cosa noi l'abbiamo fatta nel 2005, seppure non era una riqualificazione d'area, però era pur sempre un progetto finanziato per gran parte dalla Pallacanestro Reggiana. Sì, sembrerebbe l'unico posto al mondo che un domani rifiuta la possibilità di poter utilizzare dei soldi privati per di fatto riqualificare un'area pubblica, perché poi alla fine a noi resta uno la gestione. E oggi come oggi la gestione di impianto sportivo non è un business e anzi ha un grado di rischio abbastanza alto. Due, ci verrebbe data una palazzina per fare però delle attività che sono sia pubbliche, una parte commerciale, cioè comunque rivolte al pubblico, e immobiliari legate alla nostra logistica, della sede, degli uffici e per tutta l'attività giovanile. È un progetto, devo dire, molto bello, di riqualificazione d'area fantastico, e naturalmente ha dei costi che stiamo ricalibrando, perché non ci sono solo io metto questo, tu metti quello, ma ci sono costi e oneri fiscali, ci sono procedure amministrative, cioè non è una cosa così. Ti chiedo semplice. Solo una cosa, poi chiudiamo, anche perché ci manca il basket minore, siamo davvero in chiusura. Le date, le tempistiche date da Del Boi, se i lavori iniziassero tra un anno esatto, insomma, la tarda primavera del 2014? Allora, tutto quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo per poter appunto rispettare a grandi linee quelle che sono le tempistiche che anche Mauro Del Boi ha dato, che poi sia aprile, giugno, oggi non te lo so dire, però sarebbe Reggio Emilia resta nel suo palazzetto un'altra stagione intera, si apre il cantiere. E bisogna capire in quel caso quanti mesi il cantiere necessita, però io direi indicativamente un'altra stagione a Reggio e mettere in preventivo una stagione fuori. In quel caso Modena sarebbe la prima scelta per un fatto ambientale, logistico, di vicinanza. La famosa mezz'ora. Certo, poi insomma minuti. È una città molto emiliana come noi, con un palazzo, devo dire, molto 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 bello ancora oggi. Tra l'altro senza il basket ad altri livelli, certo, quindi a certo, maggior certo. Sarebbe anche... No, ma da quel punto di vista è un sacrificio che devi mettere nel conto sull'altare di una... E si scherzava sul possibile
mille cambi, con Sassuolo a giocare a calcio, Serie A, Reggio Emilia. Io non lo so, posso parlare solo di noi e questo potrebbe essere il progetto che è stato detto. Va bene, perfetto. Vi dico questo prima di arrivare a leggere le ultime cose, che sono arrivati talmente tanti messaggi che ci avete impallato il sistema, quindi se non ve ne leggiamo qualcheduno è per questo, non abbiamo riusciti a estrapolare qualcheduno, leggiamo quelli prima che si bloccasse tutto. Esatto, fatto bene a ricordarlo. Ora che abbiamo raggiunto il segno playoff, dove possiamo arrivare? Ci chiedete, questa insomma la domanda. Questa è la domanda che farò a Alessandro Dalla Sada per chiudere la trasmissione. Poi, oltre complimenti proprio ad Alessandro Dalla Sada per la squadra, ti chiedo se ti aspettavi una stagione del genere, comunque ne hai già parlato. Inizio di trasmissione, poi ora che abbiamo raggiunto il segno playoff, qua. E quale squadra sarebbe meglio incontrare al primo turno dei playoff? Ci domanda il nostro amico Peppo. Allora, domanda, 30 secondi a testa, Alessandro, per rispondere a questa domanda, se ti aspettavi una stagione di questo tipo, insomma l'abbiamo già parlato ampiamente, credo che sia andata oltre più ogni piorosa aspettativa, però non dimentichiamo le ambizioni di questa società, questo non vi siete mai nascosti. No, anche se l'obiettivo primario rimane la salvezza, deve sempre esserlo quando fai la Serie A all'inizio, perché poi le difficoltà sono dietro l'angolo. Mi aspettavo una bellissima stagione perché arrivavi da neopromossa, e lo è stato anche quando sei andato in semifinale Scudetto nel 97, si arrivava da neopromossi, cioè ero sicuro. Poi l'ambiente è troppo bello in questo momento, è troppo perfetto per sballare. Detto questo, naturalmente vincere in continuazione così non era in nessuna previsione. E la squadra da incontrare, ripeto, io non ho nessuna preferenza. Quando ho detto Milano lo dico e lo ribadisco per un fatto di immagine, per un fatto di popolarità. Il mio lavoro non è solo la palestra, anzi è l'ufficio, e io devo cercare di dare alla pallacanestro reggiana più futuro possibile. Oggi abbiamo bisogno di popolarità, per farlo devi creare dei grandi eventi. Milano sarebbe il top. Mondo, l'altra domanda, non so, poi chiudo. Era sul... Non ti aspettavi come prima squadra? Vabbè, quello... No, dove possiamo arrivare, sì, sognare? Possiamo arrivare, dobbiamo sognare, in questo momento non costa assolutamente nulla. Io penso che da me, a Mondo, a voi, ai giocatori, a Max, tutti in fondo al cuore sogniamo di poter farcela, perché è quello che spinge uno sportivo a fare un'impresa. E poi siamo realisti e saremmo davvero la favola dello sport italiano, vincere lo scudetto. Però oggi balliamo e vogliamo farlo fino dove in fondo. Dove si arriva, assolutamente. Mondo, invece, dimmi una squadra, quella che tu vorresti incontrare al primo turno. Non ti interessa? No, sai perché? Non è che non mi interessi, anzi. Però, sai, il primo turno è chiaro che non puoi incontrare l'ottava perché non arrivi prima, quindi devi anche avere un minimo di cognizione nella scelta. E balla fra Siena, Milano, Roma, Sassari, si balla lì. Sassari quasi impossibile. Sassari quasi impossibile. Max vuole Roma fra tutte queste. Andiamo con Roma, dai. Perfetto, allora i sondaggi velocemente e poi dopo il basket minore. Abbiamo chiesto, dopo il quintetto migliore della storia della pallacanestro reggiana, abbiamo fatto due o tre passi indietro, siamo arrivati al quintetto migliore della Serie C regionale, abbiamo fatto un altro passo indietro, siamo arrivati al quintetto minore della Serie D della reggiana. Attenzione, questo è stato un sondaggio che ha visto quasi 1000 votanti, quindi davvero incredibile l'appeal che ha anche una Serie D. Forse il duello più bello di tutti i sondaggi. Esatto, cioè quello tra Davide Braglia, che tu Mondo conosci bene. Beh, ho solamente allenato i primi due io, non è e che ho stellato, come al solito li ho allenati tutti. Ha vinto io invece Davide, ho appena visto una partita del Castelnuovo Monti la settimana scorsa. Bellissima atmosfera Castelnuovo Monti, seppur in Serie D. Per essere D addirittura grande atmosfera, perché il palazzo era quasi esaurito, grande tifo, proprio una piazza giovani, che sta crescendo molto. Prossimo sondaggio, andiamo avanti, cioè chi sarà la migliore alla grande, cioè chi è la migliore alla grande. Questi i nominati: Marco Guarini, Castelnuovo Mondo, Pier Giorgio Ferri di Pieve, Acosta Gonzalez di Luzzara, Shedin Bitichi di San Polo e Lorenzo Faganini di Campagnola. Bitichi, oltre ad essere un istruttore della scuola basket di pallacanestro reggiano, o almeno lo era fino all'anno scorso, non so se lo sia ancora, è anche uno di quei giocatori con cui tu hai fatto Mondo la promozione dalla C2 alla C1. Anche qui non le nati due, il mio amico. Quando ti davi i giocatori, però facevi... tu me li trattavi bene, però ti portavano. Io glieli trattavo bene, però lui me li dava a vincere. Eravamo perfettamente in linea. E anche qui non le nati due, per Giorgio Ferri per tanti anni anche lui nel basket 2000,
e Bitichi nella fantastica stagione del bel talento Bitichi. Sì, ma io, guarda, se, io sono certo che se tu glielo chiedi, lui di me si ricorda benissimo, perché io l'ho fatto giocare tanto, quindi, ma, e parliamo di una squadra vincente con cui c'è tra gli altri. Guarda, lui se la ricorderà sicuramente. La partita clou del campionato, dove abbiamo vinto praticamente il campionato, siamo andati a vincere a Rimini, e lui mi ha giocato per più di 25 minuti difendendo come un ossesso sul loro uomo più pericoloso, non mi ricordo chiaramente chi fosse il nome, ma per me ha fatto una gran stagione, quindi molto bravo. C regionale è finita il campionato, però il bello arriva adesso, perché iniziano i playoff. E allora, con i risultati dell'ultima giornata, scopriamo che Cavriago ha vinto, stravinto il derby contro Guastalla e si è assicurato il primo posto. Se avesse vinto Guastalla di 2 bastava per ribaltare il più 1 dell'andata, arrivava prima Guastalla, invece è arrivata prima Cavriago, vince anche Castelnuovo Sotto. Altri due derby, l'Arbor del nostro Filippo a sorpresa sconfigge Montecchio e Novellara per vince contro Correggio. Novellara supera Montecchio in classifica, questa è la grande sorpresa. Allora vediamo la classifica con i playoff, che ricordiamo sono incrociati con l'altro girone, Filippo. Sì, e praticamente ci sono 7 squadre reggiane su 8 che vanno ai playoff, affronteranno 6 squadre bolognesi, quindi c'è un clamoroso duello Reggio-Bologna affrontando l'altro girone, quindi 7 squadre su 8 che vanno ai playoff, l'altra Castelfranco, sicuramente un bellissimo risultato con Cavriago Guastalla che è anche Castelnuovo, che sono le grandi favorite per la promozione, e sarà sicuramente un dei bellissimi duelli. Diciamo favorite assolute, anche considerando gli altri gironi. Sì, anche per Cavriago, insomma, sabato aveva una partita importante da fare, ha fatto una grande prova di forza, nonostante un Cervi normale, comunque insomma ha dato veramente una grande prova di forza. E invece l'altra, la tua Arbor, che va ai playout. Sì, va ai playout. Prima fase orologio, giusto? Sì, c'è prima una fase orologio con le 5 restanti, quindi da Guercino Cento fino ad Anzole, dopo la prima si salverà e le altre 4 andranno a scontrarsi con del girone B. Ve ne parleremo nelle prossime settimane, in contemporanea ai playoff della Trenkvader ci saranno anche questi playoff e vi diremo, ovviamente sperando che qualche reggiana possa far festa. Siamo giunti in chiusura, grazie mille Filippo Bartoli che ci ha impallato il sistema no, tanti tifosi, sono tifosi. Arrivati, esatto, merito dei tifosi. Mondovecchi, con te l'appuntamento è ovviamente alla telecronaca di domenica ore 20, Trenkvader contro Vanoli Cremona. Alessandro Dalla Salda, in bocca al lupo, grazie ancora. Crepi il lupo e grazie a voi di tutto quello che state facendo per valorizzare anche la nostra stagione. Grazie mille, sono Dalla Salda, è davvero tutto. Ringrazio anche Tiziano Ilardi in regia. Può andare la sigla di chiusura, l'appuntamento è a martedì prossimo. Arrivederci.